di milanesi, abitava qui, non aveva nessun motivo per essere di astio o di rancore nei confronti della città che ormai era diventata la sua città. Dal 27 marzo all'11 aprile del 1849 scoppia invece una rivolta anti-Sabauda, dove? A Genova. È una cosa di cui si parla pochissimo, sui libri di storia si parla delle cinque giornate, si parla della rivolta di Venezia, si parla di Brescia, la leonessa che resiste per 10 giorni agli austriaci, ma della rivolta anti-Sabauda, anti-unitaria di Genova non si dice assolutamente niente. Eppure, pensate, se a Milano durante le cinque giornate i combattimenti avevano procurato 300 morti agli insorti e 181 agli austriaci, a Genova i morti fra il popolo sono fra i 250 e i 463. Per sedare la rivolta la Marmora deve impiegare 30.000 soldati. Se Radetzky, per non prendere a cannonate quella che era diventata la sua città, ad un certo punto si ritira da Milano, la Marmora non ha di queste remore, la Marmora bombarda Genova. Ad aiutarlo arriva anche la nave da guerra inglese Vengeance, la Vendetta, che anche lei fa quello che deve fare e si capisce chi sono i veri padroni, viene a occuparsi degli interessi degli inglesi, che evidentemente un moto indipendentista, perché di questo si trattava, questi volevano la ricostituzione della gloriosa Repubblica di Genova, questo avrebbe dato fastidio non solo ai Savoia evidentemente, ma anche agli inglesi, e quindi ci mettono il loro. La Marmora, che poi vedremo nel 66, scapperà come un coniglio davanti ad un esercito organizzato che era quello austriaco, qui si comporta molto ma molto peggio della Iena di Brescia e nessuno dice niente, eppure ci sono strade intitolate alla Marmora, ci sono piazze, ci sono monumenti, ci sono edifici pubblici che portano il suo nome. Quell'altro furbacchione di Vittorio Emanuele II si rivolge alla Marmora e lo elogia per la repressione, per aver riportato l'ordine a Genova, e bolla i genovesi di vile e infetta razza di canaglie, lo dice ovviamente in francese perché fra di loro si parlavano solo in francese, alla faccia del patriottismo. Ecco, di questa cosa, che è stata una rivolta anti-unitaria, qualcuno addirittura ha cercato di gabbarla come una sorta di episodio marginale del risorgimento. Pensate che è venuta fuori anche l'interpretazione che i genovesi si sarebbero ribellati perché volevano che si proseguisse, che si riprendesse la guerra contro l'Austria. Pensate un po', siccome volevano riprendere la guerra contro l'Austria, si sono ribellati ai Savoia che li hanno presi a cannonate. Una vergogna, la rivolta di Genova è una vera vergogna nella storia dell'unificazione della penisola. Dopo la guerra lo scontento è generale, soprattutto negli stati del Regno di Sardegna. Questi poveracci pagano tasse esorbitanti per mantenere una macchina militare gigantesca, spropositata e sproporzionata. Hanno pagato anche in termini umani un prezzo pesantissimo per le avventure di allargamento territoriale dei Savoia. In più hanno dovuto subire, pensate che a Novara, dopo la sconfitta da parte dell'esercito sardo-piemontese, da parte degli austriaci, la città viene saccheggiata non dagli austriaci, ma dagli sbandati dell'esercito del re di Savoia. Quindi c'è un grande scontento fra la gente. Questo contento si manifesta nel 1853, quando cominciano a scoppiare delle sommosse contro le tasse, contro il carovita, contro la crisi economica che sta devastando il Piemonte. Si comincia in agosto ad Arona, poi Genova ancora, poi Torino. A Torino si grida basso Cavour, basso il dazio sul grano. Il 18 ottobre la folla esasperata assale addirittura la casa di Cavour. A Natale i tumulti scoppiano in Valle d'Aosta e da lì il tumulto dilaga, si grida abbasso la bandiera tricolore, ci scappa il morto, vengono fermati e arrestati 300 ribelli che sono incarcerati, ma dopo ne spuntano degli altri. Insomma, la cosa non è per niente facile, finirà anche qui con una repressione piuttosto pesante, con molte centinaia di persone incarcerate. Che cosa volevano fare altre cose rivoltose? Ecco, questo è stato riportato. Una delle loro richieste è allontanare tutti i lombardi che vengono a mangiare il pane dei loro figli, non voler più né la bandiera tricolore né guardia nazionale. Anche questo, viva l'Italia! Nel 1857 Carlo Pisacane, poi lo vedremo in dettaglio questo episodio perché è molto importante, sbarca a Sapri in Campania e vuole e dice di voler sollevare la popolazione contro la tirannide borbonica, ma la popolazione non ne vuole sapere, lo fa fuori, quindi anche lì la partecipazione popolare sta evidentemente da un'altra parte.
Veniamo alla seconda guerra di indipendenza, 1859. In questo caso l'esercito imperiale ha in linea 62 reggimenti di fanteria, di cui 10 italiani, e 25 battaglioni di Jäger, di cacciatori, di cui appunto 5 italiani. 8 reggimenti di cavalleria, di cui un italiano, sostanzialmente uguale a quello del 48, è un po' cresciuta la massa. Ancora una volta sono soldati veneti e lombardi che combattono contro i francesi. Il 45esimo, che era il reggimento di Verona, combatte a Palestro e a Magenta e colleziona 31 medaglie al valore. Il 16esimo reggimento, che era reclutato a Vicenza e a Treviso, si batte a Solferino e a San Martino e colleziona 77 medaglie e merita una menzione onorifica sul bollettino di guerra. Il solito 22esimo si batte per tutta la campagna e si comporta meglio degli altri. Si parla spesso dei volontari che accorrevano a combattere sotto le bandiere tricolori. Bene, c'erano anche volontari che correvano a combattere sotto le bandiere asburgiche. In particolare si ricorda un battaglione di cacciatori della Carnia, volontari e del litorale, e una compagnia di fucilieri che veniva da Fiume, l'italianissima, ci racconteranno dopo Fiume. Il fenomeno della diserzione, che era stato in qualche modo significativo nel 48, nel 59 non esiste, cioè nessuno diserta, nessuno se ne va. Tutti i soldati che vestono l'uniforme bianca dell'esercito imperiale restano al loro posto e combattono fino alla fine. Diversissimo è comunque l'atteggiamento della popolazione nei confronti di questi nuovi avvenimenti. Sentiamo che cosa scrive Cataneo a proposito del comportamento dei cittadini lombardi nel 1859. Qual differenza con Milano che nel 1848, senza guardarsi intorno, affronta un grande esercito, e Milano che nel 1859 sta immobile al fragore della vicina battaglia, in quei supremi istanti quando un atomo può far traboccare la bilancia? Qual differenza fra Como che nel 1848 assedia e uccide o disarma 2000 austriaci e Como che nel 1859 riceve Garibaldi vittorioso a porte serrate e in silenzio sepolcrale? Ecco, Cataneo non fa che registrare il cambiamento di umore, di atteggiamento, di sentimenti delle popolazioni lombarde nei confronti di questa cosa che sta succedendo. Se prima nel 48 credevano che si combattesse per la libertà, per l'autonomia, per la Costituzione, per tutte queste belle cose, ha capito, perché ha visto nel frattempo quello che è successo, che non è proprio così. Questi Savoia non vengono per liberarli, vengono semplicemente per sostituirsi agli austriaci. Oltretutto è anche abbastanza significativo che assieme all'esercito asburgico ci fosse un buon quarto di soldati lombardi e veneti che combattevano, e che invece l'esercito francese che combatteva